cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Buongiorno Cerignola, buona domenica. Subito il ricordo, oggi alle 15, l'Audace, i giallo-azzurri contro il Taranto, mi raccomando, riempiamolo questo stadio, stiamo facendo il più bello stadio di tutta la regione, e forse anche di fuori regione, perché io che vado insieme all'Audace in trasferta, sono andato quest'anno, e cito solo questi due impianti sportivi, che chiamarli stadi è un po' errato. Sono stato a Mugnano e sono stato a Bitonto. Signori, non ho parole. Cerignolo, 1000 chilometri avanti. Allora, per il basket sono andato a Mola, bel palazzetto, nuovo, fatto da poco, una decina d'anni, penso. Mocca quanto è brutto, di una bruttezza unica, niente a che vedere col palazzetto nostro, che pure a guardarlo da fuori e da dentro è bellissimo. Di che vi voglio parlare oggi? Ah, dei bandi che vinciamo. Fra i bandi che abbiamo vinto, pensate un poco, il delinquente, l'amministrazione metta i mafiosi al potere di Tommaso, segretario del PD, praticamente nupracamurt, diciamo, il PD o murt, che è del segretario, nupracamurt. Dice che noi siamo l'illegalità e loro tutti si devono mettere insieme, tutti quanti, contro me nel 2020. Tutto contro me. Eppure una cosa buona sarebbe, perché io voglio vedere per esempio De Cosmo con la Di Tommasi insieme a convincere le persone, votate a noi e non votate a Metta. Mettetevi tutti quanti insieme, che io quando comincio la campagna elettorale me ne vado in ferie e torno dopo le elezioni, che dobbiamo discutere. Quando uno fa una proposta politica di questo genere, è, signore Di Tommaso, l'apalissiano, l'apostrofo apalissiano, che non di un buco di sale in destra. Non mi fate le cose troppo facili, che poi non mi diverto. Parlavamo di progetti finanziati. Noi abbiamo presentato, a proposito di antimafia, un progetto per l'antimafia sociale, i cantieri destinati a contrastare la delinquenza. Se voi pensate che la mafia, la delinquenza, si combatta facendo i comizi, facendo i chihuahua sopra i palchi, non avete capito niente. Non avete capito niente. Per contrastare l'illegalità, per affermare la supremazia della legge e dello Stato, occorre offrire alle persone in difficoltà un'alternativa. Bisogna togliere alla mafia, alla delinquenza organizzata, i propri strumenti più importanti, che sono quelli di offrire una soluzione a gente disperata. Ma voi pensate che veramente la gente non veda l'ora di andarsene in carcere per commettere reati? Intendiamoci, ci stanno quelli che nascono così e muoiono così, contro quelli non si può fare niente, almeno a mio giudizio. Ma tutto il resto è fatto da persone che, se avessero la possibilità di guadagnare onestamente, lecitamente, lo farebbero. E allora, vedete, ieri abbiamo parlato di palazzetti, di strutture sportive, abbiamo parlato di rigenerazione urbana, cioè un intero quartiere, più quartieri,
che vengono rigenerati. Oggi parliamo di interventi di carattere sociale. Noi abbiamo presentato un progetto per l'antimafia sociale. Sapete quanti progetti sono stati presentati in tutta la Puglia e ammessi? Soltanto 27. Comune di Cerignola, quinto in graduatoria. Noi siamo sempre vincitori, sempre. E i 27, non pensate che siano 27 comuni, no, perché fra i 27 una buona decina, se non di più, sono progetti presentati dalle cooperative sociali, dalle associazioni. Quindi, quando vedete il presidente Emiliano vantarsi giustamente di aver stanziato questi soldi per l'antimafia sociale, sappiate che lui ha fatto bene a investire, ma che i comuni che hanno partecipato non sono tantissimi, sono di più o di numero pari le associazioni, e fra questi comuni noi quinti, ma non quindi perché stanno quattro comuni prima di noi. Prima di noi ce n'è solo uno di comune, se ricordo bene la graduatoria. Capite che significa? Che prendiamo 455.000 euro e li prendiamo da Bari e li portiamo a Cerignola, dove si faranno appunto questi interventi di antimafia sociale che sono diretti a procurare lavoro, occupazione, reddito per contrastare la mafia e la delinquenza in maniera concreta. Perché se uno non c'ha da mangiare è chiaro che sarà tentato di fare cose illecite, mentre invece se trova il sostegno, e il sostegno non è andare dal sindaco a dire mi dai una casa, mi dai un posto, mi dai il buono, mi dai quello, tanto il sindaco, questo sindaco, non dà niente a nessuno perché non ce le ha. Io le sto costruendo le case, quando saranno pronte le daremo in base alla graduatoria. Io li sto creando i posti di lavoro. Fra qualche giorno passate in via Scuola Agraria, vedrete che c'è lavoro in corso. Sono ditte di Cerignola che lavorano. Si farà un centro commerciale? Bene, 60 persone andranno a lavorare, sono 60 cittadini di Cerignola, 60 famiglie che troveranno occupazione. Se ci continuiamo a guardare gli alberi di ulivo seccati, non diamo da mangiare a nessuno. Quindi, antimafia sociale, noi vinciamo questo bando e devo dire grazie a Rino Pezzano, parte politica, a Daniela Conte, parte dirigenziale, che hanno preparato le carte e hanno ovviamente ottenuto questo finanziamento, questi soldi che arrivano a Cerignola. Così come vi ho detto nei giorni scorsi, arriveranno anche altri 3 milioni sempre per case popolari. È evidente che se qualcuno viene da me oggi, mi viene a dire sindaco mi hanno sfrattato, sto in mezzo alla strada, io non gli posso dare una casa perché non ce l'ho. Perché le case prima di darle bisogna costruirle, e per costruirle in Italia ci vogliono almeno 5 anni. Noi siamo già pronti, o quasi, per Piazza del Cinquecentenario, speriamo presto per Via Torino, speriamo di ottenere ancora altri finanziamenti, ma è chiaro che il problema si risolve lavorando e mettendo a disposizione queste soluzioni, non certo pensando che il sindaco è Mago Zurlì che si inventa i posti di lavoro e poi non tocca a me distribuire i posti di lavoro. Come scelgo io? In base a che cosa scelgo? L'amico mio, non ne parliamo nemmeno, quello era un altro ed era molto, ma molto più basso di me. Io sono altissimo, quello era Bacongo. Allora, voglio parlarvi anche del piano delle fosse.
Ci siamo giocati una carta, qua che qualcuno che è venuto a fare le riunioni con me lo sa, si discute 20 minuti, 30 minuti, dopodiché si prendono le decisioni, perché una discussione che dura più di 30 minuti è una discussione che si riduce in una perdita di tempo. C'è un bando per il turismo, 1,5 milioni possiamo ricavare, ottenere. È un bando un poco particolare. Noi abbiamo dato un'interpretazione molto coraggiosa e abbiamo candidato il piano delle fosse. 1,5 milioni. Stiamo lavorando come i cani, stiamo accorciando tutti i tempi necessari, perché al 31 di ottobre, se non vado errato, o 21 o 31, non mi ricordo, scade il bando, dobbiamo essere pronti. E dobbiamo giocarci la carta del piano delle fosse. Sapete che significa? Se riusciamo a sistemare tutto il piano delle fosse, la nuova illuminazione, gli accessi al piano, le strade che portano al piano delle fosse, avendo Palazzo Fornari al centro di questa attività, significa che abbiamo fatto un'altra grande cosa da restare, destinata a restare nella storia di questa città. Ma insomma, se voi state sentendo questa trasmissione, avete sentito quella di ieri, non vi sembra che davanti agli occhi avete una città che si sta rivoltando? E io devo leggere, devo sentire qualche imbecille qua sparaguaglia che dice che Cerignola è all'abbandono, sai che gli ha detto giorni fa di un altro imbecille giornalista di miei stivali. Cerignola allo sbando di che? Noi abbiamo un problema che io mi preoccupo ed è sempre quello dell'immondizia. Il resto è tutto sotto controllo, cominciando dal piano delle fosse, cominciando da Palazzo Fornari, sul quale hanno voluto fare una polemica i Fratelli d'Italia. I Fratelli d'Italia, io non so chi sono, perché a me sembrano più che altro dei figli unici d'Italia, ma comunque sia, una polemica sull'uso di Palazzo Fornari. Ma di che state parlando? Sparaguagli che non si tocca. Palazzo Fornari era diventato il ricettacolo di un gruppo di ubriaconi che, con la scusa di fare politica, si ubriacava dentro a Palazzo Fornari a spese della cittadinanza di Cerignola. Li abbiamo mandati via. Palazzo Fornari rivive, basta guardare il giardino dove quel branco di ubriaconi andavano a consumare i loro cocktail. Adesso voi entrate, trovate un giardino, ma che vi devo dire, da Palazzo Reale, verde, ben adornato, ben arredato. Io sono stato due volte e mi sono trovato benissimo. E Palazzo Fornari sta producendo iniziative culturali importantissime. Una di queste, guardate un poco, è una mostra che sarà intitolata, tanto per parlare di antimafia con i fatti e non con le chiacchiere, sarà intitolata Legalità. Perché? Perché i sotterranei di questo palazzo erano strapieni di reperti archeologici confiscati dalla giustizia in casa di coloro che li detenevano in maniera abusiva, illegale. I cocci, diciamo, capito? Sequestrati, confiscati, abbandonati. Mai a nessuno, né degli sciacalli e né di centrodestra, tutti di una stessa altezza, è venuto mai in mente che quei reperti si potevano recuperare. Ho fatto io con l'archeologa dottoressa Deborah Di Nauta, tutte le autorizzazioni, tutte le ricerche al tribunale, praticamente ci siamo
pensate, fatti assegnare come comune di Cerignola tutti i reperti confiscati. Sono 238, uno più bello, più interessante e più storico dell'altro. Li abbiamo tutti dissequestrati e ottenuti in affidamento. Poi, nel segreto, perché sono valori, valgono cifre, li abbiamo trasferiti sotto scorta alla sovrintendenza alle Belle Arti, a Foggia, per farli restaurare, quindi l'operazione di pulizia, eccetera, eccetera. Ma non restano là. Un mese di tempo tornano a Cerignola. E dove vanno? A Palazzo Fornari, al primo piano, dove avremo la mostra archeologica e il primo embrione del museo archeologico di Cerignola, che resterà là, che poi si trasferirà qua al liceo classico, che fra poco il liceo classico Zingarelli diventerà un quartiere perché apriremo un cantiere anche là. E a Palazzo Fornari ci sarà questa mostra che sarà importantissima a livello culturale e che richiamerà l'attenzione di tutta la provincia. E abbiamo già il patrocinio delle università di Foggia, di Bari, delle Belle Arti di Foggia, delle Belle Arti di Bari, che stanno, ho detto prima, tutti i giorni a Cerignola, perché devono andare a controllare i lavori alle 10 fontane, perché devono andare a controllare i lavori a Piazza Pasquale Bona, devono andare a controllare i lavori a Piazza del Cinquecentenario, a San Matteo, devono andare a controllare i lavori agli ex Salloni Pavongeni. La sovrintendenza è venuta qua e si è dovuta fare questo giro, ma poi torna la settimana prossima perché deve venirci a guardare la piazza Zingarelli che faremo nuova. E ci dicono: siete il comune più attivo dell'intera regione. Se fossero i comuni tutti come voi, noi saremmo già morti di fatica, perché non ce la faremmo a seguire tutti i vostri lavori se tutti i comuni facessero il numero di lavori che fate a Cerignola. Ah, ecco, questo che ho in mano sono 400, a voi non vi sembra, ma questi sono 455.000 euro, quelli che vi dicevo dell'antimafia sociale. Voglio darvi qualche informazione. Questa città è una città viva. Io posso fare una trasmissione che dura 24 ore e vi devo raccontare in 24 ore tutto quello che faccio, perché stiamo facendo un miliardo di cose, compreso la stagione teatrale, che quest'anno, dato che l'anno scorso non sono stato troppo soddisfatto, quest'anno deve essere meglio dell'anno scorso e meglio di tutti quanti gli altri anni, inferiore solo a quella del prossimo anno ancora. Prima di tutto la facciamo più varia. Allora, in cartellone ci sarà un'opera lirica, La Bohème di Puccini. A Cerignola, prima di me, non si faceva un'opera lirica a teatro da 20 anni. Io ho fatto La Cavalleria Rusticana l'anno scorso, quest'anno La Bohème, e vedremo che succede all'anno prossimo. Nel cartellone della stagione teatrale. Quindi lirica, danza, la danza che sia accessibile, perché la danza non la capisco, la voglio capire. E quindi la scelta è caduta sul Barbiere di Siviglia, che io conosco benissimo come opera lirica, ma in forma danzata. Poi abbiamo pensato che uno spettacolo di cabaret ci sta bene, e quindi inseriremo una data di cabaret di buon livello, di alto livello, nell'ambito di questa stagione. Poi avremo la prosa, avremo, vi faccio l'elenco degli attori
che verranno a Cerignone, la Danieli e la Desio. Poi avremo uno spettacolo, la Locandiera di Goldoni con Amanda Sandrelli, poi avremo Fantastichini, avremo Leo Gullotta, avremo Catania e Vaporidis, due attori molto quotati, molto importanti. Leo Gullotta, ve l'ho detto, ciliegina sulla torta, Vittorio Sgarbi in stagione teatrale con il suo Leonardo. È uno spettacolo vero e proprio condotto da Vittorio Sgarbi. Poi io avevo un desiderio, il privilegio di fare il sindaco, e che qualche desiderio lo puoi realizzare. Io sono un fan sfegatato di Giuseppe Battiston, forse a voi non vi dice niente, ma quando lo vedrete vi ricorderete di lui, uno dei migliori attori italiani insieme a Rocco Papaleo, secondo me. E quindi Battiston viene nella stagione di prosa teatrale. E dato che mi piace, che ho detto prima, Papaleo, Rocco Papaleo, e dato che non riuscivo a infilare dentro al cartellone stagionale, mi sono messo nell'orecchio di un mio amico, Antonio De Toma, voglio Papaleo, che non è ancora sicuro, ma 99% riusciamo a fare, non nella stagione, ovviamente a parte, uno spettacolo con Rocco Papaleo nelle vesti di cantante. Si chiama Cost to Cost e credo che nasca da Basilicata. Cost to Cost, famoso film di Rocco Papaleo, bellissimo, andatelo a vedere. Sulle televisioni private lo rifanno ogni tanto, su Sky lo rifanno ogni tanto, guardatevelo. Molto molto bello, e quindi vedremo di inserirlo in questa programmazione. Però la stagione teatrale, vi ho detto, è di questa importanza. Ora io dovrebbe cominciare a parlarvi un buco di un argomento sempre interessante e scottante, che si chiama SIA. Ma dato che ho impiegato praticamente tutto il tempo e queste cose ve le volevo dire, facciamo una cosa, facciamo una proposta alla regia. Vediamo, facciamo una trasmissione speciale sulla situazione di SIA, ci sono buone informazioni, buone notizie, la facciamo nel corso di questa settimana, prima delle trasmissioni di sabato e domenica. Facciamo uno speciale sulla SIA, ho delle informazioni importanti che vi vorrei riferire, quindi uso gli ultimi 5 minuti o 3, bastano, per dirvi una parolina sul PUG. Che cos'è il PUG? Piano urbanistico generale, quello che una volta era il piano regolatore. Allora è venuto un amico giorni fa a parlare con me, mi ha detto: ah Franco, allora diciamo che poi del PUG non se ne parla più, perché immagino che non farete in tempo, state facendo tante cose, non avete la possibilità di fare anche il PUG. Io l'ho guardato e gli ho detto: scusa, da quanti anni ci conosciamo? E quando mai hai sentito che io dico una cosa e poi non la faccio? La dobbiamo fare. Il PUG si farà. Stiamo lavorando. È chiaro, non è che tutto viene alla luce del sole. C'è molto lavoro di ufficio, molto lavoro di archivio, ma stiamo andando avanti. Prima di finire la legislatura noi avremo il documento programmatico preparatorio approvato e andremo verso il PUG. Tant'è vero che il 27 novembre abbiamo la prima conferenza di coprogrammazione da fare fra Comune di Cerignola, varie enti, associazioni, istituzioni e la regione Puglia. Camminiamo rapidamente verso il PUG. Certo, le procedure io me le immaginavo lunghe, ma sono più che lunghe,
Ma oramai ci siamo fatti il callo, oggi ce lo siamo detti pubblicamente in radio e in video, il punk a Cerignola si deve fare, dato che mi sente anche l'assessore Bufano, sicuramente il messaggio è arrivato, ma il mio caro amico Bufano sa già che questo è un obiettivo ed è un obiettivo che noi non intendiamo abbandonare. Bene signori, una buona domenica, forza audace, ci sentiamo tutte le mattine per il buongiorno, ci risentiamo sabato prossimo e domenica, prima di sabato e domenica guardate i social, vi informeremo, vi annunceremo una trasmissione speciale su SIA. Ucchia vevolo, state voi buoni.